Il progetto Indovina chi viene a cena nasce con l'idea di fare incontrare le persone e le loro culture nella maniera più antica, a tavola. Così Antonio Damasco, direttore della Rete Italiana di Cultura Popolare, ha aperto Migranti e Cultura del Cibo, primo evento ospitato all'Arena Piemonte al Salone del Libro di Torino. In questi anni abbiamo fatto incontrare diverse centinaia di persone in più di 150 cene a casa delle persone, dei nuovi cittadini che hanno aperto le proprie porte per favorire l'incrocio fra culture attraverso il cibo, ha proseguito. Il progetto venne lanciato in occasione degli Stati Generali della Cultura Popolare tenutisi a Torino nel 2011 durante il Festival Internazionale dell'Oralità Popolare, con una cena condivisa a Torino in Piazza Carlo Alberto con i piatti preparati dalle famiglie coinvolte appartenenti alle comunità straniere residenti sul territorio. Indovina chi viene a cena proseguirà anche nel 2017 con la collaborazione con l'agenzia formativa Salotto e Fiorito di Rivoli, i cui studenti hanno presentato i loro progetti gastronomici a cavallo tra Piemonte e il resto del mondo. Antonio Damasco, una mattinata dove si parla di migranti, di cibo, di futuro, di culture. Sì, beh, un progetto nato a Torino 6 anni fa che adesso gira non solo l'Italia ma anche l'Europa. È un progetto di una semplicità incredibile e questa semplicità ha potuto permettere di essere possibile la sua realizzazione grazie alle famiglie. Ovvero, noi 6 anni fa ci siamo chiesti come facciamo a costruire reali ponti senza troppe teorie, come facciamo a incontrare queste persone, perché abbiamo capito che poi l'interazione o l'integrazione avviene nel momento in cui ci incontriamo, e ci si incontra come ci si incontra di solito, a tavola. Ci si incontra perché si entra a casa di qualcun altro, ci si siede sul divano, si conoscono i figli, si capiscono quali sono le reali problematiche, si scende dal piedistallo delle differenze religiose, linguistiche, e si scende nel quotidiano: qual è il problema, cosa dobbiamo fare oggi. E questo ha creato quello che oggi è il fenomeno di Indovina chi viene a cena. Vuol dire più di 150 famiglie in tutta Italia che accolgono ogni ultimo sabato del mese quasi 700 cittadini italiani. Si crea un'economia di solidarietà, si crea un patrimonio relazionale. Ecco, questo è Indovina chi viene a cena. Una degenerazione incredibile, se ci pensate, cioè un progetto che non dovrebbe esistere. Invitare qualcuno a cena dovrebbe essere la norma nella quotidianità della persona e di una comunità di prossimità.